Eccomi ragazzi, oggi sono venuto a visitare, scusate il rumore delle macchine, sono venuto a visitare un posto che si chiama Markkofen. Vabbè, posto abbastanza sperduto in Baviera, che insomma si trova in mezzo alle campagne. Infatti se vedete anche alle mie spalle c'è un allevamento di polli e ci sono di là campi di girasoli, campi di mais e tutto il resto. E niente, ho trovato una cosa molto interessante che adesso vi faccio vedere. Praticamente ho trovato questa cosa qua. Sostanzialmente un distributore automatico di latte. Sapete che la Baviera è famosa, insomma, per il latte, per tutti i pascoli, il formaggio e tutto il resto. Sostanzialmente ci sono questi distributori automatici. Io adesso purtroppo non ho spiccioli, forse ho 5 euro, non so se riesco, dove si può acquistare una bottiglia di vetro o di plastica. Diciamo che io la preferirei di vetro, così da poterla riutilizzare e non inquinare, o meglio inquinare meno. Quindi si può comprare la bottiglia e poi qui si può praticamente riempire il latte. Con un euro c'è il distributore, si mette qui la bottiglia e si riempie il latte. È tutto bellissimo e fantastico. Qui ci sono altre cose simpatiche, tipo una salsiccia. Ci sono delle bottiglie con delle polveri di, penso, dei tipo, c'era quello alle fragole, alla banana, al mirtillo, al cioccolato. Quindi si può riempire direttamente il latte e farlo già con un gusto all'interno. È una cosa fantastica, cioè molto bella. Latte fresco 24 ore su 24. Ho scoperto di avere 5 euro nel portafogli, quindi adesso voglio provare a fare questo acquisto. Inserisco i 5 euro, ci provo, eccolo, non li prende, ci riproviamo ancora, no, non li prende, proviamo dall'altra parte. Intanto in sottofondo ci sono le mucche, ci riprovo, non la prende. Mi sa che non la prende, vediamo. L'ha presa, credito 5 euro. Io vado a selezionare a questo punto la bottiglia di vetro, che è anche molto carina in realtà, non so se riuscite a vederla. Numero 11. Eccola. Arriva la mia bottiglia. La ritiro, molto fredda tra l'altro. Guardate che figata di bottiglia, cioè non è niente di particolare, è una bottiglia di vetro, però è molto carina. Ritiro anche il resto. Avevo letto male, la bottiglia di vetro costa 3 euro rispetto a quella di plastica che costa 1 euro. Io ovviamente preferisco il vetro, più facile anche da lavare ed è più facile anche da riciclare. Quindi adesso vado a inserire 2 euro, non so se mi darà il resto, però vabbè. Ok, inserisco qui la mia bottiglia, eccola, e adesso vado a fare start. Ecco che la bottiglia si va a riempire di latte freschissimo. C'è anche la schiuma. Vediamo se riesco a metterne un altro po'. Come la birra, c'è la schiuma.
Vabbè, adesso l'ho buttato. Boh, a posto. Proviamo ad assaggiarlo. È mondiale, spettacolare. Molto molto buono. Ed ecco il nostro latte.